Il souvenir di oggi viene dalla Cina, vedete sono queste tre statuine in terracotta e già questo vi dovrebbe dire qualcosa, sono tre guerrieri e sono una rappresentanza in miniatura dell'esercito di terracotta di Xi'an, uno dei siti archeologici più sorprendenti del mondo. Dunque, di cosa si tratta? Collochiamo prima di tutto Xi'an, è il capoluogo della provincia cinese dello Shaanxi ed è più o meno centrale rispetto alla Cina e rappresenta la tappa più orientale dell'antica Via della Seta. L'esercito di terracotta di Xi'an è composto da 8.000 guerrieri cinesi, tutti a grandezza naturale, non così piccini naturalmente, ognuno in una posizione e con delle fattezze diverse dall'altro. Erano tutti colorati, adesso sono tutti quanti color terracotta naturalmente, ma rappresentano comunque una vista, come ho detto prima, stupefacente, sorprendente. Che ci fanno lì questi 8.000 guerrieri cinesi? Sono lì a proteggere per omnia saecula saeculorum il mausoleo del primo imperatore della Cina, Qin Shi Huang. Questo sito è rimasto inviolato fino al 1974, per oltre dunque 2000 anni, finché un contadino cinese decise di scavare un pozzo proprio in quei paraggi e scavando si imbatté insomma in uno di questi guerrieri, fino a scoprirne naturalmente 8.000 e voi capite che è stata una delle scoperte archeologiche più importanti di tutti i tempi. È patrimonio dell'UNESCO, l'esercito di terracotta ed è una meraviglia che davvero ha pochi uguali. Come vi ho detto, ogni guerriero ha la sua posizione, ha la sua arma, ha la sua faccia, erano tutti colorati. Si stima che per realizzare questo immenso esercito siano stati impiegati oltre 700.000 operai per 40 anni di lavoro. Piccolo particolare horror, visto che i segreti del mausoleo dell'imperatore non dovevano assolutamente trapelare, gli addetti ai lavori, gli artigiani, gli operai, i progettisti, furono tutti sepolti vivi nella tomba dell'imperatore.